Ciao ragazzi da Growlollo204 e benvenuti qui in un nuovo video. Un video a cui tenevo tantissimo anche questo da fare dopo un sacco di tempo che ci ho lavorato. E finalmente, come ben avete visto nel titolo, ho passato l'esame per prendere l'abilitazione per la conduzione dei mezzi agricoli. Però ragazzi, con calma andiamo per gradi, che adesso vi spiego tutto. Però ovviamente prima vi ricordo di supportare questo canale e lasciare anche like al video e seguirmi su Instagram. E detto ciò, ragazzi, partiamo e vi spiego un po' come sono andate le cose. Ebbene, ragazzi, innanzitutto per fare l'esame, diciamo, sono andato al Consorzio Agrario di Cremona, come avete benissimo visto anche dalla storia di qualche giorno fa su Instagram, per chi mi segue. Comunque, abbiamo fatto la mattina circa 3 orette, 4 di lezione teorica, comunque cose dalle più basilari fino a comunque a cose di sicurezza del tipo come guidare il trattore in pendenza, in senso, tutte le dotazioni di sicurezza, quindi dalle più disparate, arco di protezione, estintore, maschera anti-gas, nel senso nel caso in cui bisogna distribuire fitofarmaci e vabbè, insomma. Dopo tutto questo, abbiamo fatto un esame a crocette con 15 domande a risposta chiusa, domande abbastanza facili, per cui quasi tutti quelli che eravamo, anzi tutti, abbiamo passato. E poi è arrivata la guida. Però è qui la parte bella, la guida, che adesso vi andrò un po' bene a raccontare che cosa ho fatto nell'esame praticamente di guida di un trattore. Beh, innanzitutto, come avete visto nella storia, abbiamo usato come trattore un trattore aperto, a cabina aperta, un New Holland T475, due ruote motrici. Abbiamo fatto un sacco di prove, ad esempio, ci sono stati fatti illustrare i comandi, quindi, anzi, non abbiamo guidato un trattore, ma due New Holland T475, comunque uno 4 ruote motrici con agganciato un carrellone, che poi vi faccio vedere un attimo bene la clip, diciamo, qui provo a guidare con il carrellone agganciato. Prima di arrivare alla guida con il carrellone attaccato, abbiamo fatto semplicemente un giro di prova con il trattore per vedere come ce la cavavamo. Io tutto sommato me la cavavo bene. L'unico pecca del New Holland T475, quello a due ruote motrici, era che l'inversore, essendo meccanico, quindi per attivarlo bisognava schiacciare la frizione, ecco, a volte mi è capitato di dare qualche grattata, ragazzi. Vabbè, può capitare, giustamente alle prime volte qualche grattatina con l'inversore può capitare. Beh, ovviamente l'inversore, diciamo, qui ti fregava un pochino, perché in questi due trattori, se ti dimenticavi di tirare l'inversore in folle, il trattore, quando lo andavi a accendere, non si accendeva, perché ovviamente era innestata la marcia, per cui non si poteva accendere. Perché comunque, infatti, la prima volta che mi è successo che ho dovuto spegnere il trattore e riaccenderlo, che mi sono accorto dopo che avevo l'inversore innestato, beh, mi è bastato tirarlo in folle e il trattore si è acceso normalmente. Comunque, vi dicevo, una normalissima prova di guida. Poi, che consisteva in un giro intorno, che lì avevamo un piazzale, cioè il consorzio, con all'interno del cortile un piazzale con all'intorno una grossa aiuola di forma circolare. Noi dovevamo girarci attorno, andare dritto dove c'erano dei birilli, fare lo slalom con quel trattore, che ragazzi vi dico una cosa semplicissima, semplicissima con quel trattore, essendo che comunque, come ben vi ho spiegato in un video che ho fatto ormai l'anno scorso, che comunque i trattori a due ruote motrici hanno un raggio di volta molto, 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 molto elevato, per cui praticamente quasi riuscivo a girare su me stesso. Per farvi notare di quanto si girava molto facilmente, quindi slalom tra i birilli, arrivava a un punto contrassegnato con degli altri birilli, manovra, retromarcia per invertirmi e tornare indietro. E qui poi arriva la parte della guida con il rimorchio. Questa parte, ragazzi, all'inizio è stata un po' incasinata, perché
ovviamente ho fatto sì tutto il giro, ma praticamente quell'istruttore con cui stavo facendo la guida me l'ha fatto due volte, l'ho rifatto due volte, perché praticamente io ovviamente essendo alle prime armi devo ancora imparare un sacco di cose, per cui ci sta, tutto lecito ovviamente per essere alle prime armi. Ecco, nel giro intorno all'aiuola praticamente con la ruota del carro praticamente ho stretto troppo e la ruota del carro è andata praticamente sopra l'aiuola, praticamente si è chiuso troppo, però poi comunque sono riuscito a rifarlo e allargare un pelino di più, giusto un pelo, e ce l'ho fatta. Quell'ultima volta che ho allargato comunque non sono salito sull'erba, infatti ci avevo lasciato proprio i segni delle gomme sull'erba, ma vabbè, ok. Comunque alla seconda volta ho toccato un pochino il cordolo, ma niente di che. E il bello arriva qui, la retromarcia, ragazzi. Come ben sapete, fare retromarcia con un rimorchio è già difficile, e ovviamente se si è alle prime armi come me, ragazzi, ovviamente alle prime armi, diciamo, cosa potevo fare? Basarmi un pochino su quello che avevo sulle nozioni, un pochino su Farming Simulator. Badate bene che quello è un videogioco, per cui non simula perfettamente l'esperienza di guida reale, per cui un pochino mi sono basato su quello che facevo io. Però qui arriva il primo errore. L'errore sta nel fatto che comunque mi hanno detto che, come consiglio, mi hanno detto che per girare non dovevo continuare ad andare contro star terzare così. No, ragazzi, mi hanno detto semplicemente di andare molto piano, perché quando si va in retromarcia con un carro è molto importante andare pianissimo, praticamente meno che a passo d'uomo, tanto per farvi rendere conto, e praticamente vedere sempre dove si muove il rimorchio, vedere il rimorchio e sterzare di conseguenza per correggere il rimorchio, se farlo andare a destra o a sinistra. Bene, ho provato a farlo la prima volta. Ci ho provato due o tre volte, poi bene o male ce l'ho fatta. E poi ho provato a fare anche, ci hanno fatto fare una prova anche in rettilineo, di andare in retromarcia e parcheggiarci tra due birilli, che praticamente c'era un piazzale che c'era anche un rettilineo, una specie di rettilineo, chiamiamolo, con alla fine un posto contrassegnato con dei birilli. Noi dovevamo andare nel punto in cui preferivamo del rettilineo, fare retromarcia col carrello dritto per farlo appunto entrare all'interno dei birilli. Questa, ragazzi, è stata un pochino dura, tenere il carro dritto. All'inizio ci stavo quasi riuscendo, però poi ovviamente non ce l'ho fatta. Cioè, nel senso, è difficile, è stato parecchio difficile, però ovviamente l'esame bene o male passato, anche perché questo diciamo che è stato molto più facile dell'esame per prendere la patente della macchina. E a proposito, vi ricordo che trattore si può guidare su strada tranquillamente con la patente B, perché comunque su strada valgono le regole comunque del codice della strada, per cui in caso si venisse fermati le forze dell'ordine richiedono la patente B e non il patentino per la guida per i trattori. Invece quello bisognerà essere esibito solamente nel caso ci siano enti competenti tipo l'ASL che ti vengono a fare i controlli direttamente sul campo in azienda mentre lavori. Allora lì bisogna esibirli. Comunque ci hanno detto che più o meno un mesetto ci hanno detto per stampare, che ci vuole per stampare i patentini, anche perché ce li daranno anche in formato digitale PDF. Perfetto, così posso tenermelo sempre dietro senza doverlo cercare, per cui niente, ci hanno detto più o meno un mesetto che li stampano tutti e li aggiustano. E comunque sono davvero contento di essere arrivato a questa cosa. Già essere arrivato a questo punto di prendere comunque il patentino è già un grande punto, una grande svolta per quello che voglio fare io. Mi rendo conto che sono ancora molto indietro su quello che voglio fare. Mi manca ancora tantissima esperienza che dovrò fare, farò, e sono molto contento di doverla fare, anche perché quest'estate dovrò fare anche un piccolo periodo di stage di 500 ore, in cui nell'azienda in cui vado io dovrebbero, visto che sono un'azienda che lavora per conto di terzi, una piccola azienda in provincia di Cremona, spero comunque un po' più di esperienza a contatto con i macchinari mi possa aiutare, anzi
L'esperienza, ragazzi, anche non solo in agricoltura, ma sempre, ricordate che che vale sempre fare esperienza, così soprattutto nelle cose, nelle proprie passioni, che questa per me è una passione, per cui fare esperienza io la prendo come praticamente una cosa bella. Per me è molto bello imparare sempre cose nuove, come ben vedete in un sacco di video. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, in cui vi ho raccontato un pochino la mia esperienza per quanto riguarda il patentino per i trattori, vi ricordo di supportare il canale e noi diciamo che ci rivediamo in un altro video. Ciao ragazzi!